Restiamo ancora sulla inaugurazione di domani del Museo degli Strumenti Musicali Multietnici intitolato a Fausto Cannone, poiché questo è un percorso già iniziato durante l'amministrazione Bonventra. Il direttore di questo TG Riccardo Galatiotto ha raggiunto il professore Sebastiano Bonventra giusto stamani. Ascoltiamo l'intervista. Un sito di questo genere diventa un polo di riferimento per l'arte contemporanea, un po' per tutta, credo per tutta la Sicilia, certamente per la Sicilia occidentale. Professore, domani per la nostra città di Alcamo, quando si parla di cultura è sempre un momento di crescita, per onestà intellettuale corre, non l'obbligo, non lo chiamerei l'obbligo, ma il dovere di cronaca di dire che ciò che domani avrà compimento parte da un percorso iniziato sotto la sua amministrazione. È così? Direi assolutamente sì. Il rapporto con Fausto Cannone era già molto stretto allora, intanto politicamente lui era figlio di partigiano, quindi si incanalava nella nostra posizione del tempo, e soprattutto aveva un rapporto molto stretto anche con il consigliere di allora Antonio Fundarò, che era espressione importante della maggioranza. Già da subito noi prendemmo contatti con Fausto Cannone perché sapevamo di questa sua voglia, di questa sua collezione, e lo abbiamo, come dire, sulla base della nostra garanzia che avremmo fatto il possibile per rendere questa sua raccolta fruibile a tutti i cittadini e farne un punto di orgoglio della città, iniziammo ad avviare le procedure per realizzare questo museo. Ci fu un'iniziativa prima consiliare da parte, mi pare già nel 2012, quindi poco dopo l'elezione, da parte di alcuni consiglieri comunali, mi pare il primo firmatario proprio Antonio Fundarò, e poi l'anno successivo, subito dopo, noi deliberammo con delibera di giunta l'istituzione di questo museo. Fu accolto con molto favore, devo dire, da Fausto, addirittura mi dedicò una poesia su questo che io conservo gelosamente con grande affetto. Il mio assessore Serena Grimaldo individuò nel tempo anche come possibile sede definitiva proprio questa chiesa. Li mettemmo all'inizio quando questi oggetti furono collocati nel Collegio dei Gesuiti, ma con sempre l'impegno e la promessa che avrebbe avuto una collocazione più definitiva. Per cui, insomma, sicuramente il progetto nasce dalla mia amministrazione, oso dire nasce anche da un rapporto di fiducia reciproca che esisteva tra me e Fausto Cannone, che era molto contento. Ma sono contento come cittadino, non proprio residente, ma come cittadino alcamese, che la città possa avere questo punto, che è veramente un punto di riferimento importante sotto l'aspetto culturale, e che sia davvero foriero sempre per una crescita sempre maggiore della nostra città. Noi qui possiamo, raccogliendo delle opere fatte soprattutto anche da artisti locali, possiamo destagionalizzare il turismo. Credo che sia importante questo, creare un polo di attrazione anche al di fuori dei flussi turistici abituali del periodo, e creare un punto che sia cultura dell'arte, che sia cultura dell'archeologia, cultura del nostro territorio, che sia valorizzazione delle nostre capacità. Professore, per chiudere questa intervista, ecco, che messaggio vuol dare? Da professore universitario e da ricercatore vorrei che domani chi amministra la città ricordasse la storia, perché la storia fa parte della... Non c'è ricerca se non c'è analisi storica, e quindi che domani non ci sia una mediocrità intellettuale nel non dire di come è nato questo museo. Ci sono rimasto male perché forse qualcuno meritava anche di essere presente a questo, io non faccio più politica, quindi non credo sarei stato un pericolo per nessuno. Ci tenevo probabilmente sul piano personale ad essere presente. Nessuno mi ha detto nulla di venire. È chiaro che io sono ingombrante così se non mi presento, perché la mia presenza viene richiesta. La ritengo una caduta di stile e la chiudo lì. A Fausto, all'amico Fausto e all'amica Caterina, cosa vogliamo dire? Che rimane nei nostri cuori, che li ringraziamo come cittadini per quello che viene dato alla città, la possibilità di usufruire. Riteniamo che sia un'eccellenza non solo così locale, davvero internazionale la raccolta di Fausto. E mi auguro che possa essere non solo un museo da visitare e basta, ma anche che possa essere un luogo dove ispirare le nuove generazioni sia verso la musica, sia verso l'amore per la storia, per la cultura, per le tradizioni altrui, per il rispetto che deve esistere per tradizioni diverse.
attraverso quell'unico collante internazionale che non conosce barriere, che è la musica. Grazie professore, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a voi, fa piacere avervi rivisto dopo tanto tempo. A tutti gli elettori del sindaco convento, amici di questo canto di gioia.